Partenza in centro Varese e arrivo a Rancio Valcuvia. Nel mezzo una serie infinita di sali e scendi. Una salita da ripetere 4 volte abbinata ad una discesa tecnica. Un percorso impegnativo che ha fatto una selezione spaventosa. All'arrivo sono arrivate soltanto 19 delle 83 junior al via del campionato italiano. Un campionato italiano dominato in lungo e in largo da 2 sole atlete, protagoniste assolute di un weekend strabiliante. Una di queste è Arianna Fidanz, della Steel Bike Euro Target, mai vista in questi anni così battagliera come in questa gara. Caricata a molla da una maglia tricolore vinta a Romanengo nella cronometro, la bergamasca ci prende gusto e dopo 40 km di gara se ne va in fuga tutta sola. Un'azione temeraria che le fa guadagnare tutto in un colpo 25 secondi sul gruppo. Da prima il tentativo sembra azzardato e troppo presto, dicono un po' tutti all'arrivo, poi comincia a serpeggiare la sensazione che forse ce la potrebbe fare. Accidenti, dopo tutto chi se lo sarebbe aspettato anche 2 giorni prima che avrebbe vinto la cronometro di Romanengo? E invece, dopo una 20 chilometri, il gruppo reagisce, tutte nuovamente insieme. E allora che succede? Succede che dopo un primo tentativo di un quartetto composto da Magnetto Alietta, Canavesi Cicli Fiorin e dal trio Euro Target Maffei, Sbalducci e Bonomi, si sveglia la seconda dominatrice del weekend tricolore, la veronese Ilaria Bonomi. Quest'anno Ilaria aveva dominato le prove contro il tempo, ma era finita terza alle spalle di Fidanza e Francesca Pataro nella crono di Romanengo. Ma stavolta nessuno può impedirle di vincere. Lei non è solo un'abile crono woman, ma anche un'ottima scalatrice, visto che 2 anni fa era arrivata seconda in Coppa Rosa alle spalle della tedesca Anna Knauer. E allora ecco che il tricolore sfiorato 2 giorni prima diventa realtà. Vince Ilaria Bonomi. Alle sue spalle va in fuga un'altra volta una scatenata Fidanza che arriva con 1:27. Il bronzo invece va a Natasha Grillo, vecchia fontana, che allo sprint precede Coffinardi, Magnetto Alietta, Sperotto, Balducci, Fackerman, Dal Porto e Dal Santo. Ma ecco l'intervista del nostro Fabiano Chilardi alla coppia tricolore Bonomi e Fidanza. Sì, è un sogno che si realizza e non ci credo neanche ora di indossarla e non so, sembra che sia un sogno. Sì, da subito abbiamo controllato la gara, sempre stando davanti, poi c'è stato l'attacco di Arianna, che comunque è stata forte perché ha continuato e poi ha fatto un bellissimo risultato dietro di me, seconda. Poi ho provato io con l'intento comunque di allungare, di rendere la gara dura, è andata bene. Arianna, l'altro giorno ci siamo lasciati che avevi vinto il campionato italiano cronometro e c'era Ilaria sul podio. Oggi vi siete scambiati i ruoli, comunque sempre una grande giornata per l'Eurotarget. Sì, ieri abbiamo detto che subito ci eravamo scambiati i numeri, perché oggi io avevo il 34, lei aveva il 34 come io ce l'avevo venerdì, io avevo il suo numero. E allora abbiamo pensato che potevamo far bene. Io ho attaccato subito a metà gara, perché oggi stavo davvero bene, forse meglio di venerdì, perché sentivo che la gamba girava e ne avevo. Sono stata fuori un po', forse ho attaccato troppo presto, però comunque continuavamo a attaccare una dietro l'altra e la fuga buona è stata la sua. Allora io dopo ho riattaccato di nuovo e sono riuscita ad arrivare seconda, cioè non ci credo, troppo bello.